a fondo, ecco, vicino a lui, da poter testimoniare anche solo una parte delle cose che gli altri hanno testimoniato. Accetto solo di parlare perché a 50 anni dall'inizio del Concilio io devo testimoniare quanto è stato determinante Don Giuseppe per il Concilio Vaticano II, nonostante quello che anche altre personalità vogliono invece dire di contrario. Perché se il Cardinale Arcaro è stato un uomo importante nel Concilio, lo si deve perché aveva alle spalle Don Giuseppe Dossetti. Se il Concilio è stato ben guidato dai quattro moderatori, mentre all'inizio la segreteria che cercava un po' di smorzarlo, è stato il suggerimento di Don Giuseppe Lercaro, l'ha presentato a Paolo VI, il quale si era reso conto nella prima sessione che la segreteria cercava di smorzare e ha dato la guida ai quattro moderatori, che sono stati il Cardinale Arcaro, quello che aveva avuto più voti in conclave dopo Montini, il Cardinale Sinus perché aveva alle spalle la grande facoltà di Lovagno, il Cardinale Defner tedesco, dicono i malini perché erano i tedeschi che pagavano il Concilio, e poi ci voleva uno della Curia, allora misero il Cardinale Agagianian, a Roma dicevano almeno quello. Se la grande Costituzione sulla Chiesa, che è fondamentale, ecco, lo è stata e dovrebbe essere anche per il rinnovamento, è stata quello che è stata, è perché Don Giuseppe ha insistito che si facesse una votazione preliminare, perché mandava la mano in tutti i contrari, preliminare perché si vedesse qual era l'intenzione dei vescovi. Sembrava di no, lui disse e io torno a casa, e i moderatori che ci tenevano ad averlo hanno persuaso Paolo VI, hanno fatto le votazioni e da lì orientative, da lì si è capito qual era l'intenzione veramente, ecco, dei vescovi, e quindi si è potuta fare la Costituzione. Se molti vescovi che magari o erano distratti o perdevano o non capivano bene il latino hanno potuto seguire e collaborare per la buona riuscita del Concilio, è perché nel pomeriggio Don Giuseppe con Raniero Lavalle facevano la grande pagina dell'Avvenire sul Concilio, venivano mandati tutti i vescovi e tutti i vescovi imparavano dall'Avvenire quello che non avevano capito il giorno prima. Allora ecco, io credo Raniero, che sono tante altre benemerenze, ma come sono l'ultimo dei superstiti del Concilio che va ancora in giro, siamo in 5 ma gli altri non vanno in giro, e mi chiamano tutte le sere da qualche parte, è come al giardino zoologico l'ipopotamo, dico andate a vedere quella bestia rara, ecco. Allora, io credo che, ecco, vorrei proprio, ecco, dare questa testimonianza di gratitudine a Don Giuseppe Dossetti, di cui il Signore si è servito nel Concilio e di cui, ecco, preghiamo che interceda perché possa anche quello che non è stato fatto di attuazione del Concilio possa essere realizzato. Se è vero che Padre Congar diceva che un grande Concilio per essere ben capito e ben attuato ha bisogno di 50 anni, ecco, è l'anno buono. Grazie.